Bentornati sul mio canale con le classiche del lunedì. Oggi una delle mie preferite, tra le classiche, c'è la boscaiola. E la boscaiola è stata per anni una delle mie pizze preferite, appunto la più scelta ogni volta che andavo in pizzeria con i miei amici a mangiare una pizza. Diciamo che con gli anni poi ho anche smesso di mangiare la pizza e di andarci con gli amici, perché quando fai questo lavoro per tanti anni poi alla fine ti abitui troppo al prodotto e ho questo piccolo problema, ma questo è un altro discorso. Io oggi vi voglio far vedere come preparare la boscaiola, perché sembra una pizza facile ma non lo è. Le palline che abbiamo preparato sono quelle da 180-200 grammi al massimo, io l'ho fatta da 190 grammi e sono palline di pizza tonda romana. Ho usato il mix nuovo della Di Marco ed è un mix a cui ho collaborato e che contiene del farro all'interno. Il farro è una delle mie farine preferite, ha un sapore che a me piace tantissimo e in questo mix ce n'è in abbondanza. Vi faccio subito vedere la stesura come va fatta. Farina di grano duro, prendiamo un po' di farina, ecco qui. Mandiamo un po' di farina sotto la pallina, la stacchiamo e la mettiamo a testa in giù sulla farina. Farina, con le mani adesso disegniamo un piccolissimo bordo, vedete? Guardate. E schiacciamo la pasta. La pizza tonda romana è molto sottile e quindi con le mani dobbiamo schiacciare parecchio e fare molta pressione. Inizia la stesura, aiutatevi con tanta farina se siete alle prime armi. La pasta vi sembrerà più setosa, meno appiccicosa. Questo è un impasto al 67% di idratazione, se siete alle prime armi vi consiglio di arrivare massimo al 60%. Ora, mettiamoci così. La grandezza dovete controllare bene o male che sia quella classica da circa 33 cm. Se avete delle bolle fine, come questa, la scoppiamo. Mi raccomando, perché si potrebbe bruciare con il calore eccessivo del forno. Gli ingredienti sono tre: mozzarella, funghi e salsiccia. Io poi personalmente in pizzeria aggiungevo sempre un pizzico di pepe, infatti lo farò. Cosa intendo quando dico che sembra una pizza facile ma non lo è? I funghi sono delle spugne, contengono tantissima acqua all'interno. Per questo motivo la pizza potrebbe risultare bagnata. Voi sapete benissimo che la particolarità della pizza alla romana è la croccantezza, quindi un ingrediente che tira fuori molta acqua in cottura potrebbe ammorbidirla. Quindi, quando usiamo i funghi, non dobbiamo mettere tanta mozzarella. Guardate quanta. Può sembrare poca, ma in realtà la pizza con i funghi va fatta con pochissima mozzarella e tanti funghi. C'è chi invece, proprio perché ne cacciano molta acqua, mette tanta mozzarella ma pochissimi funghi. Ma in realtà chi sceglie di mangiare una pizza con i funghi è perché vuole i funghi. Quindi facciamo il contrario. Mettiamo meno mozzarella e tanti funghi. I funghi, come potete vedere, sono stati tagliati molto sottili, se ne mettono tanti, anche perché in cottura considerate che vanno a ritirarsi tantissimo e quasi spariranno, quindi sembreranno la metà di quelli che avete messo prima della cottura. Eccoci qui, abbiamo riempito tutto, adesso mettiamo la salsiccia. Io ho già tolto il budello, quindi ho solo la pasta di salsiccia. La mettiamo seguendo quest'ordine del perimetro e copriamo tutto il bordo, così. Questo perché la pizza deve essere mangiabile e buona tutto il triangolo che noi tagliamo, quindi fino al bordo deve essere ben condita. Per questo io consiglio sempre di partire a condire dai bordi per poi andare verso il centro, così non li dimentichiamo. Invece molti buttano tutto al centro, i bordi li lasciano scoperti perché li dimenticano. Quindi abbiamo coperto i bordi, adesso andiamo verso il centro. Prima di metterla in cottura, voi sapete bene che il pepe in cottura cambia sapore e quindi non lo metto alla fine ma lo metto prima della cottura, leggero leggero, perché non è una pizza che tra gli ingredienti deve avere molto pepe, gli dà qualcosa in più, però non esagerate. Per prenderla senza difficoltà io vi consiglio sempre di mettere un po' di farina qui in questa zona dove la pala poi andrà a prendere la pizza, oppure di mettere la pala nella farina e di asciugarla. Prendiamola. Anche su questa pizza niente olio perché c'è già la salsiccia che è molto grassa. 3 minuti di cottura e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi,
cotta a puntino. Guardate quanto vapore esce da questa pizza. Il profumo è pazzesco, anche perché sto usando una salsiccia molto buona. Guardate ragazzi, questa è una pizza con i funghi che rimane tesa. Qualche goccetta d'acqua sta cadendo, però vedete che grazie a questa tecnica di non mettere troppa mozzarella abbiamo ottenuto la croccantezza. Vedete? La taglio. Allora, se questo video l'avete visto appena uscito, come quelli che mi seguono più assiduamente, oggi è lunedì. Quindi avete tempo fino a sabato per organizzare un bel fine settimana con questa pizza. Non avete scuse, avete 6 giorni di tempo. Mi raccomando, se volete vedere i miei video appena escono, attivate la campanellina. Come vi dicevo, l'effetto è pazzesco. Croccantissima, guardate. Croccantissima. E adesso sapete fare anche voi la pizza boscaiola. Io vi saluto, come sempre vi invito a lasciare il mi piace se vi è piaciuto questo video e ad iscrivervi al canale. Ci vediamo il prossimo lunedì con un'altra super pizza classica.